Ciao a tutti. Oggi vorrei rispondere alla domanda perché ci ammaliamo e soprattutto perché ci ammaliamo quando rimaniamo nelle relazioni tossiche. Il nostro corpo e la nostra mente hanno una straordinaria capacità di guarirsi. Questa capacità si può vedere molto facilmente quando, ad esempio, ci facciamo una ferita e magicamente la ferita si chiude e guarisce, riportando la pelle quasi come era prima. Possiamo anche vedere questa nostra capacità di guarigione quando veniamo attaccati da un patogeno come un virus, un batterio, e il nostro sistema immunitario si attiva per distruggerlo. Data la capacità straordinaria del nostro corpo, come mai riusciamo allo stesso ad ammalarci? Come mai molti di noi prendono delle malattie e rimangono ammalati per settimane, a volte addirittura mesi, o peggio, si ammalano in maniera degenerativa? Il primo concetto da capire è che il nostro corpo non distingue i pensieri dalla realtà. Dopo vi spiegherò perché questo concetto è così importante da capire per questa domanda. Ma iniziamo con questo piccolo esercizio. Immaginate di prendere una fetta di limone e di spremerla nella vostra bocca. Chiudete gli occhi e cercate di immaginare questo processo nella maniera più reale possibile. Cosa sta accadendo nel vostro corpo e in particolare nella vostra bocca? Se state facendo questo esercizio visualizzando in maniera corretta, dovreste iniziare a salivare o ad avere delle reazioni nella parte anteriore della bocca, come se stesse mangiando un vero limone. Eppure non c'è nessun limone, quindi perché il corpo reagisce in questa maniera? Beh, è proprio perché per il corpo, i nostri pensieri e la nostra realtà non c'è differenza. Se noi pensiamo una cosa o se quella cosa sta realmente accadendo, il nostro corpo reagisce nello stesso modo. Ora, il secondo punto importante da considerare è che ad ogni pensiero sono associate determinate emozioni. Per capire questo potete fare un semplice esercizio, ovvero chiudete gli occhi e pensate a qualcosa di molto felice che vi è accaduto di recente. Magari una premiazione, un compleanno, qualcosa di molto piacevole. Sentirete che il vostro corpo reagisce emotivamente di conseguenza, ovvero inizierete a sentirvi felici, sereni, proprio come se la cosa stesse accadendo. Il vostro corpo ha quindi un'emozione, una risposta emotiva, positiva. Ora provate a rifare lo stesso esercizio con un pensiero negativo, ad esempio. Pensate all'ultima cosa triste o all'ultima cosa tragica che vi è accaduta. Chiudete gli occhi ed immaginate in maniera più reale possibile questo nella vostra mente, rivivendo l'episodio. Noterete che inizierete a sentire delle emozioni buie e negative, come la tristezza. Insomma, il vostro corpo reagisce ai vostri pensieri come se stessero accadendo realmente, rivivendo le stesse medesime emozioni che quei ricordi vi hanno provocato. Quindi il nostro corpo interpreta i nostri pensieri come se fossero la realtà ed agisce di conseguenza, reagendo in modo emotivo e fisico. Il terzo concetto importante da capire è che ad ogni emozione corrisponde una certa reazione fisica. Potete andare ad informarvi più in dettaglio su questo se vi interessa, però prendiamo alcuni esempi banali, specifici, per capire che cosa intendo. Quando sentiamo rabbia, il nostro cuore inizia a battere forte, sentiamo calore, magari sentiamo tremare e sentiamo l'adrenalina in corpo. Tutte queste reazioni fisiche sono delle reazioni appunto nel nostro corpo dovute all'emozione della rabbia. Quando sentiamo tristezza, magari iniziamo a sentire freddo, la nostra circolazione rallenta e sentiamo che il nostro corpo si spegne. Insomma, ad ogni emozione corrisponde una certa firma corporea, una certa reazione del fisico. Ma perché vi sto dicendo tutto questo? A che cosa serve questo discorso? Voglio farvi arrivare a capire perché è così importante ciò che noi pensiamo, ed in particolare la nostra salute mentale, sul nostro corpo e sulla nostra salute fisica.
Quando una gazzella in natura si trova ad essere predata da un leone, il suo corpo subito va in uno stato di stress perché deve scappare, quindi tutte le sue energie vengono focalizzate nella sopravvivenza, nella diventare allerta in modo da percepire tutto in maniera molto dettagliata, nel pompare sangue ai muscoli e al cuore in modo da andare più veloce possibile. E al contempo tanti altri processi vitali vengono spenti per risparmiare energia, come ad esempio la digestione o il sistema immunitario e anche la capacità di ragionare. Questo accade anche per gli esseri umani, però gli esseri umani hanno qualcosa che le gazzelle non hanno, ovvero i pensieri. E cosa succede se un essere umano si ritrova tutto il tempo a pensare pensieri di paura, di terrore o di insicurezza, come ad esempio, non so, il mondo è un posto pericoloso, le persone ce l'hanno con me, cercano di imbrogliarmi, questa persona con cui vivo sta cercando di farmi del male. Come menzionavo prima, il corpo non sa la differenza tra i pensieri e la realtà e quindi il nostro corpo va in uno stato perennemente di allerta, in uno stato perennemente di fuga. Ma c'è un problema. Questi stati non sono fatti per essere mantenuti a lungo termine, anzi a lungo termine possono essere estremamente dannosi per il nostro fisico, perché come dicevo prima, fanno sì che molti naturali processi essenziali per la nostra, per il nostro vivere vengano soppressi, come ad esempio il sistema immunitario. E quindi il nostro corpo inizia a deteriorarsi. Inizia a soffrire, inizia a star male e inizia a diventare molto vulnerabile alle malattie, ad essere attaccato da patogeni e quando viene attaccato non riesce a guarire. Perché? Perché il sistema naturale di guarigione è soppresso per dare spazio ed energie al nostro stato di sopravvivenza e di allerta, perché è convinto che siamo in pericolo. Diversi studi hanno rivelato come i pensieri che noi pensiamo e il nostro stato mentale siano non solo partecipi, ma addirittura fondamentali nel nostro stato di salute e anzi hanno un ruolo importantissimo sia nella nostra guarigione che nel nostro ammalarsi. L'effetto placebo, ad esempio, può essere più potente di qualunque medicinale per riuscire a guarirci o ad ammalarci di una determinata malattia. Detto questo, cosa succede quando una persona, ad esempio, codipendente, una persona quindi che tende ad avere dei pensieri autodistruttivi e ad attirare quindi persone distruttive nella sua vita, non guarisce, quando non si evolve e quindi rimane bloccato nelle sue dinamiche malate? È chiaro che una persona che rimane in una relazione tossica è una persona che ha delle dinamiche tossiche dentro di sé, che la tengono bloccata in questa relazione, senza delle quali non rimarrebbe bloccata nella relazione tossica. Queste dinamiche, che fanno parte ad esempio della codipendenza per una persona che rimane bloccata in una relazione con un narcisista, sono una serie di credenze negative, di pensieri distruttivi creati da traumi infantili che ci trasciniamo appunto dentro dalla crescita. E tutti questi pensieri distruttivi hanno un effetto sul nostro corpo, creano uno stato, una reazione emotiva nel nostro corpo costante che porta il nostro corpo quindi a subire un effetto che a lungo andare può essere distruttivo. Dal punto di vista filosofico si può vedere in questa maniera. Tutta l'energia negativa che quella persona assorbe dalla relazione malsana col partner, tutto il dolore che assorbe e che non guarisce, che non processa, che non va a risolvere, dove va? Da qualche parte tutta quell'energia negativa deve andare. E infatti va, se non viene risolta, se non viene espressa, se non viene guarita, tutta questa energia si accumula nel fisico. E a lungo andare fa ammalare la persona all'inizio di malattie meno gravi e più avanti di malattie degenerative. Spesso, tra l'altro, le particolari malattie di cui una persona si ammala sono associate ai particolari pensieri che dominano la sua vita. Ad esempio, persone che si sentono bloccate nelle loro relazioni tendono ad ammalarsi di malattie che rendono difficile per loro muoversi. Persone che invece si sentono bloccate nel potersi esprimere tendono ad ammalarsi in malattie che prendono la zona tiroidale oppure la gola. Quindi, quando una persona non lavora sui propri pensieri, sulla propria mente, non guarisce dai propri traumi che lo tengono bloccato in queste relazioni tossiche e non va a processare le proprie emozioni represse, una persona
quasi sempre si ammala, se non subito a lungo andare. Detto questo, se siamo una persona bloccata in una relazione tossica ed ammalata, cosa possiamo fare per liberarci? Come dicevo prima, dal punto di vista filosofico, è come se tutto il nostro dolore, il nostro veleno fosse andato nel corpo. E quindi per guarire non basta semplicemente fare il lavoro dei traumi, che ho già spiegato in altri video, per processare e guarire tutti questi pensieri ed emozioni negative represse, ma è necessario anche liberare tutte quelle emozioni che sono state storate nel nostro organismo, tutta quell'energia negativa che è stata compressa nel nostro organismo. Per fare ciò si può usare un metodo simile alla guarigione dei traumi, ma partendo dalle sensazioni corporee, dalle sensazioni del fisico. Ad esempio, mettiamo che il nostro problema principale è che sentiamo dei problemi, dei dolori al petto. Allora possiamo andare a focalizzarci su quel dolore nel petto, a sentirlo fisicamente, a focalizzarci sulla sensazione fisica e poi anche a portare dalla sensazione fisica a portarla a una sensazione emotiva. Ad esempio, che emozione ci fa sentire questo dolore, questo blocco? Magari ci fa sentire soffocati, ci fa sentire come ristretti in un ambiente troppo piccolo per noi. Ecco, pian piano, trasformando la sensazione fisica in emozione, iniziamo a trovare il trauma che ha dato origine a lungo andare a questo problema fisico. Da lì, una volta portata l'emozione nel corpo emotivo, possiamo guarirla utilizzando il metodo per risolvere i traumi che ho spiegato in altri video, dove andiamo a fondo nell'emozione per trovare il trauma dove l'abbiamo repressa, dove che ha dato origine ai nostri pensieri distruttivi per tenerla repressa dentro di noi. Andiamo a guarire quindi questa emozione, liberandola dalla parte di noi infantile che ha soppresso questa emozione, lasciandola esprimere, fluire e processare liberamente finché non siamo liberi e ci sentiamo sollevati da questa emozione, e poi andiamo a riprendere il nostro bambino interiore e a ascoltarlo, a sentire i suoi bisogni che sono stati appunto repressi durante l'episodio del trauma. Un altro modo che possiamo utilizzare per guarire il nostro corpo fisico è quello di andare a sentire la parte di noi che è ammalata, la parte di noi che sta male, come se fosse un'entità separata che cerca di dirci qualcosa, di parlarci ed ascoltarla. E quindi, un po' come facciamo con il nostro bambino interiore, facciamo lo stesso con le nostre parti del corpo. Ad esempio, se abbiamo un problema al cuore, un dolore al cuore, iniziamo a focalizzarci, a sintonizzarci con il nostro cuore e a sentire che cos'ha il nostro cuore, perché sta male, cos'è che lo tiene nel dolore. E lasciamo che sia il cuore a parlarci, a dirci qual è il trauma che l'ha portato a questo dolore. In ogni caso, per fare questo processo di guarigione, è importante andare da un dolore alla volta, una parte del corpo alla volta, per riuscire a individuare i singoli traumi e risolverli uno ad uno, proprio come facciamo con la risoluzione dei traumi nel corpo emotivo direttamente. Solo che l'unica differenza è che in questo caso, se abbiamo soppresso il trauma per così a lungo, il trauma è andato a comprimersi nel nostro corpo e quindi dobbiamo portarlo dal corpo dal corpo fisico al corpo emotivo per poi andare a guarirlo con il solito lavoro sui traumi. Spero che questo video vi sia stato utile. Come al solito, lasciatemi pure i vostri commenti e il vostro feedback. Se questo tema vi interessa in particolare, se vorreste sapere di più su questo tema. E come al solito, ci vediamo al prossimo video e intanto vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!